Il DDL sulla buona scuola si sta già manifestando in tutta la sua assurdità. Attraverso dei meccanismi demenziali, infatti, migliaia di insegnanti sono costrette ad inutili trasferte in giro per l'Italia. Altri sono condannati alla disoccupazione, intere classi sono lasciate senza studenti. Ma il Movimento 5 Stelle, che aveva incontrato di persona i precari, i professori e gli studenti, aveva promesso, e sta mantenendo la sua promessa, che la battaglia non sarebbe finita lì e soprattutto che non avrebbe aspettato settembre. Così, nei consigli regionali in cui è presente il Movimento 5 Stelle, stiamo presentando delle mozioni che impegnano la Giunta ad impugnare il DDL Scuola per suoi 3 profili di incostituzionalità. Per esempio, il primo, la chiamata diretta, il secondo profilo di incostituzionalità è l'alternanza scuola-lavoro e infine quello che inficia l'autonomia dei collegi scolastici a vantaggio dello strapotere dei dirigenti scolastici. Le regioni hanno infatti la possibilità di discutere la mozione per poi ricorrere alla Corte Costituzionale. In queste ore diverse regioni stanno proprio calendarizzando la mozione. Venerdì 31 luglio in Puglia il Movimento 5 Stelle è riuscito a far approvare all'unanimità una mozione che impegna la Giunta a ricorrere alla Corte Costituzionale contro i profili di incostituzionalità della legge Buona Scuola. Adesso noi continueremo a combattere e chiediamo all'intero mondo della scuola e a tutti i cittadini di restare al nostro fianco.